One Podcast. Mi ha molto colpito una lettera che un lettore ha inviato a Francesco Merlo, che cura per Repubblica la sua quotidiana rubrica delle lettere, molto, sempre molto interessante, sempre così brillante. È una lettera sconcertante perché rievoca un episodio che ci dice come la disabilità sia stata trattata, anzi forse maltrattata, non cent'anni fa, non secoli fa, ma fino a pochissimi decenni fa, e anche da persone che sono state prestigiose, che hanno avuto un ruolo importante nella cultura, degli intellettuali famosi e prestigiosi. Ecco, questo mi ha veramente molto colpito. Sono Pierluigi Battista e questo è Winston, la battaglia delle idee. Scrive il lettore a Francesco Merlo. Caro Merlo, un giorno la vedova di Ennio Flaiano raccontò questo aneddoto. La coppia aveva una figlia, Luisa, con un grave handicap e succedeva spesso che quando avevano ospiti anche illustri e illustrissimi venisse loro chiesto di lasciare Luisa lontano dagli sguardi imbarazzati degli amici, cosa che puntualmente facevano lasciandola in camera lontano dagli occhi ma vicinissima ai loro cuori. Un giorno, aggiunge il lettore, Flaiano scrisse, rivisitato una parabola del Vangelo, raccontava dell'arrivo di Gesù in un villaggio astolato e polveroso, preceduto dalla sua fama di guaritore e di miracolante. La gente lo fermava chiedendogli di guarire il figlio dalla lebbra, la moglie dalla cecità, il fratello dalla zoppia, finché si avvicina un padre con la figlia in braccio, malata, e dice a Gesù: «Non ti chiedo di guarirla, ti chiedo di amarla». Gesù gli risponde: «Questo in verità è l'unico miracolo che posso fare». In realtà questo racconto della figlia di Ennio Flaiano, Lele, e Flaiano fu molto turbato, addolorato, come è naturale che sia, da questa storia veramente atroce. Questo episodio è raccontato più dettagliatamente da Francesco Piccolo in un libro uscito l'anno scorso intitolato La bella confusione, pubblicato da Einaudi. E scrive Piccolo: ecco, pare che Fellini, ecco uno dei nomi illustri, illustrissimi di cui parla il lettore di Merlo, pare che Fellini fosse molto a disagio quando andava a casa di Flaiano, a Fregene per esempio, e non sapeva come comportarsi. Rosetta, anni dopo, oramai lontana da quel tempo, ne ha parlato con durezza. Rosetta era la moglie di Flaiano. Ha raccontato che Fellini, ma non soltanto lui, evitava Luisa. Alcuni amici, quando arrivavano a casa, nemmeno la salutavano, ma giravano la faccia per evitare di guardarla. E soprattutto Federico aveva detto più volte delle frasi che avevano ferito molto Ennio e Rosetta, ed Ennio non ha potuto mai perdonarglielo. Una sera Fellini riaccompagnò a casa, dopo cena, la ragazza che si occupava di Luisa, molto devota alla famiglia Flaiano, e le disse una frase che pare avesse già pronunciato altre volte con amici comuni: «Ma perché non la rinchiudono?» Aveva anche detto, secondo ciò che riportano altri, frasi più terribili. E la ragazza la mattina dopo raccontò tutto a Rosetta, la quale poi ha anche confessato che l'atteggiamento di Fellini e di altri fu un problema anche nel suo rapporto con il marito. E così alla fine Rosetta ed Ennio decisero di nascondere Luisa agli occhi degli altri quando venivano a casa. Tutto ciò determinò in Flaiano un dolore serio nei confronti del cinismo del suo amico, ma non ebbe mai il coraggio di confessarglielo. Questa storia mi ha turbato molto. Io amo moltissimo Ennio Flaiano, un grande intellettuale irregolare, non soltanto autore di aforismi famosi, ma di romanzi, di scritti giornalistici meravigliosi, sempre all'insegna dell'indipendenza intellettuale. Ecco, questo episodio mi fa dire come la sensibilità comune fino a pochissimo tempo fa fosse così terribilmente insensibile ai temi della disabilità, fino direi proprio alla crudeltà mentale anche di persone da cui ti aspetteresti grande apertura
e stato d'animo non così meschino come risulta da queste letture. Winston di Pierluigi Battista, una produzione One Podcast.